A parte la bandierina giallo-azzurra che la dice lunga sui fansboy di Zezé e dei nazifascisti, come lui, Zezé, che lo sorreggono. Nel 2019 Meloni chiedeva di usare la nave Garibaldi per realizzare il blocco navale subito. Sapete come mai dopo 7 mesi di governo non ha ancora utilizzato nemmeno una fulgida nave della flotta italica per impedire gli sbarchi dei clandestini? Nel post domandano come mai adesso non usa le navi militari per quanto ha detto, e lo sappiamo bene che mancano lavoratori alle aziende italiane perché li vogliono pagare una miseria e senza diritti sulle per il lavoro. E quindi useranno gli immigrati. Abbiamo visitato la nave Garibaldi, l'ammiraglia della Marina Militare Italiana, prima del varo della Cavour, che oggi è la nostra più grande portaerei. Questa è una nave straordinaria, l'Italia è una nazione che ha l'orgoglio, l'onore di avere addirittura 2 portaerei, questa nasceva come porta elicotteri, ma insomma sono davvero un fiore all'occhiello per le nostre forze armate e sono invidiate dal mondo intero. Non sono navi di rappresentanza, sia chiaro, per questo c'è l'Amerigo Vespucci, straordinaria, serve a raccontare la grandezza italiana nel mondo, sono invece navi operative. Noi abbiamo imparato molto oggi dalla visita su questa splendida realtà, anche grazie alla professionalità degli uomini della nostra Marina Militare e non soltanto. Chiediamo che venga utilizzata, per esempio, di più nel contrasto all'immigrazione illegale. Abbiamo parlato anche della ipotesi del blocco navale, della nostra proposta di come si fa a fermare l'immigrazione irregolare. Ecco, una nave come questa, nell'attivazione di un blocco navale, può fare la differenza. E ripeto e aggiungo, a parte la bandierina giallo-azzurra che la dice lunga sui fansboy di Zezé e dei nazifascisti, come lui, Zezé, che lo sorreggono. Nel 2019 Meloni chiedeva di usare la nave Garibaldi per realizzare il blocco navale subito. Sapete come mai dopo 7 mesi di governo non ha ancora utilizzato nemmeno una fulgida nave della flotta italica per impedire gli sbarchi dei clandestini? Nel post domandano come mai adesso non usa le navi militari per quanto ha detto. E lo sappiamo bene che mancano lavoratori alle aziende italiane perché li vogliono pagare una miseria e senza diritti sulle per il lavoro. E quindi useranno gli immigrati per sopperire. Immigrazione illegale. Abbiamo parlato anche della ipotesi del blocco navale, della nostra proposta di come si fa a fermare l'immigrazione irregolare. Ecco, una nave come questa. Le merde. Ma quelle come Meloni.